Mi aggiro per le città occidentali, in Europa e negli Stati Uniti ormai completamente addobbate per il Natale, e rifletto sul significato recondito di questa festa così comune a tanta parte di mondo. Al di là dell'ipocrisia, della tristezza del consumismo, cosa resta dell'originario valore della ricorrenza religiosa? Assolutamente nulla. Sono Adam Kadmon, dallo Zoo di 105. Quando parlo di ricorrenza religiosa non mi riferisco certo alla storiella di Maria e Giuseppe che trovano rifugio nella grotta di Betlemme dove nascerà il bambin Gesù, eccetera, eccetera, ma parlo dell'antica tradizione astronomica e sapienziale di quel momento dell'anno che conosciamo come il Natale. Facciamo un passo indietro. Torniamo agli antichi Egizi. Gli Egizi veneravano Horus, il dio sole, che combatteva ogni giorno la sua battaglia contro Set, dio dell'oscurità. Horus, da cui viene ad esempio la parola Ura, ad indicare il percorso del dio attraverso il cielo, o la parola orizzonte, in inglese horizon, che significa Horus es risen, ovvero Horus è sorto. È nato il 25 dicembre, e la sua nascita è accompagnata da una stella dell'est, seguita dai grandi faraoni per portargli dei doni. Vi ricorda qualcosa? Horus è stato battezzato a 30 anni. Ha avuto 12 discepoli ed è stato tradito da Tifon, quindi è stato crocifisso e dopo 3 giorni è risorto. Ma non siamo nella Palestina della dominazione romana, siamo in Egitto ben 3000 anni prima di Cristo. Ma le coincidenze continuano. Attis, il dio della Frigia, nato da una vergine il 25 dicembre, poi crocifisso e risorto. Krishna, dio dell'India, nato da Devaki, una vergine, il 25 dicembre, accompagnato da una stella, anche lui crocifisso e risorto. E Dioniso, dio greco, nato il 25 dicembre, autore di miracoli, crocifisso e poi risorto. E ancora Mitra, dio della Persia, nato il 25 dicembre, con 12 discepoli, morto e quindi risorto dopo 3 giorni. I più volenterosi tra voi possono cercare la data di nascita di Buddha, Zoroastro, Odino, Bali, Indra, Prometeo e centinaia di altre divinità. Ora, quello che lega insieme tutte queste religioni o credenze pagane ha un'origine totalmente astronomica. E cioè il fatto che il 24 dicembre la stella dell'est, Sirio, ovvero la stella più luminosa del cielo, si allinea perfettamente con le 3 stelle della cintura di Orione. Queste 3 stelle sono ancora oggi chiamate i 3 re. Se tracciamo una linea immaginaria la notte del 24, unendo le 3 stelle con Sirio, la linea toccherà l'orizzonte proprio nel punto in cui la mattina del 25 dicembre sorgerà il sole, ovvero il nostro Dio. Cosa vuol dire questo? Beh, è evidente. I 3 re seguono la stella dell'est che li porterà fino al luogo in cui nasce il Dio. E non solo. Il 22 dicembre, il giorno del solstizio d'inverno, nell'emisfero nord, il sole, dopo essersi mosso verso sud per 6 mesi, raggiunge il punto più basso sull'orizzonte, dove resterà per 3 giorni. In quei 3 giorni il sole rimane in prossimità di una costellazione molto particolare che si chiama Croce del Sud. Poi, il 25, il suo viaggio nella volta del cielo ricomincia a muovere verso nord per tornare ad alzarsi sempre di più sull'orizzonte. Sono sicuro che già avete capito. È il nostro Dio Sole che muore, e muore sulla croce, e poi vi resta immobile all'occhio nudo per 3 giorni. E infine, come tutti o quasi tutti gli dei dell'umanità, risorge. E questo Sole, questo Dio, cosa fa durante tutto il periodo dell'anno? Viaggia. Naturalmente attraverso le 12 costellazioni, che sono incarnate nei 12 apostoli, nelle 12 tribù di Israele, nei 12 fratelli di Giuseppe, i 12 giudici, i 12 grandi patriarchi, i 12 re di Israele. Qualcuno ricorda l'età di Gesù quando parla con i saggi nel Tempio? Certo, 12 anni. Se guardate tutta l'iconografia medievale, vedrete sempre Gesù con la testa iscritta in un cerchio e una croce. Quel cerchio non è altro che un simbolo pagano, la croce dello zodiaco, e lui, il Salvatore, il figlio di Dio, non è altro che il sole, che sta al centro del simbolo. Tutto questo nella frenesia degli acquisti, nelle vostre piccole storie quotidiane, nelle preghiere di Natale della Chiesa, è stato completamente dimenticato, se non addirittura nascosto. Siamo figli della natura, adoratori delle cose del cielo, che nell'antichità si sapevano, anche se in modo diverso da oggi. Ma la sapienza antica non muore mai. E questo dimostra quanto gli uomini sulla Terra, spogliati delle culture successive,
degli eccessi religiosi che nascondevano sete di potere e guerra, siano tutti in fondo esseri minuscoli, paurosi e tremendamente uguali.